Fedez, Mara Mayuanchi, Manuel Agnelli e Asia Argento sono i giudici di X Factor 2018, in arrivo a settembre su Sky 1. Sono LOROO a sedere al tavolo della prossima edizione del talent show di Sky, prodotto da Fremantle Media Italia. Confermatissimo alla conduzione Alessandro Cattelan. Siamo molto felici di ritrovare Fedez e Mara, due fuori classe il cui ritorno era confermato da qualche tempo, e molto soddisfatti che Manuel si sia convinto a non prendersi una pausa e rinnovare il suo impegno in questa grande avventura, una presenza, la sua, della quale X Factor non può fare a meno dopo l'eccellente lavoro fatto in questi due anni, ha dichiarato Nils Erdmann, direttore produzioni originali di Sky Italia. E siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Asia nella famiglia di X Factor, dove siamo certi che il contributo della sua cultura musicale e personalità sarà importantissimo. Asia con Fedez, Mara e Manuel comporranno una straordinaria nuova squadra capace di individuare e coltivare le potenzialità dei talenti che incontreranno. Alessandro Cattelan con il suo talento saprà poi, ancora una volta, garantire uno straordinario ritmo allo show. X Factor 2018, CHI e Asia Argento. Asia Argento si appresta così ad affrontare una nuova sfida, nella sua pluridecennale e multiforme carriera ha spaziato dal cinema, dove è regista e autrice, alla TV e alla musica, con una visione unica, spaziando nel mondo industriale di elettropop. È stata acclamata in Francia e in Belgio e ha vinto in entrambi i paesi un disco di platino per gloria degli Indochine, una delle band più influenti del rock francese. Ha collaborato con grandi artisti come Brian Molko dei Placebo e Tricky, ed è sua una apprezzatissima versione di Le Sacre du Printemps di Antoine Tombe dei Tebrian Jonest od Massacre. X Factor 2018, le riconferme in giuria. Fedez raggiunge quota 5 presenze consecutive al tavolo della giuria. Il rapper e produttore discografico che ha all'attivo 27 dischi d'oro e 50 dischi di platino, ha vinto l'edizione numero 8 con Lorenzo Fragola. Manuel Agnelli si era detto pronto a lasciare il programma, presenza inaspettata dal momento che Trattino d'Unione è al suo terzo anno alla guida dei gruppi. Lo scorso anno ha portato in finale i Maneskin, classificatisi secondi riscuotendo da subito uno straordinario successo. Mara Mayuanchi è tornata al tavolo dei giudici lo scorso anno, portando subito sul gradino più alto del podio il tenore pop Lorenzo Licitra. X Factor 2018, il nuovo direttore creativo. Tra le new entry di questa edizione anche Simone Ferrari, nuovo direttore creativo di X Factor Italia, colui che a partire da questa edizione trasformerà in realtà i sogni dei giudici e dei concorrenti di X Factor ogni settimana. Simone Ferrari è uno showmaker che ha soli 28 anni, è stato nominato Head of Creative Department di Valid World di The Shows, ed è diventato il regista più giovane di sempre a dirigere uno spettacolo olimpico con la cerimonia Wondrous dall'Olympic Stadium di Ashgabat, Turkmenistan, durante gli Asian Games per il Comitato Olimpico Asiatico nel 2017.
La nuova giuria di X Factor debutterà alle audizioni di Pesaro il prossimo 9, 10 e 11 giugno.